Avvocato Gualandi. Mi dispiace, signore, l'avvocato è occupatissimo. Impossibile, signore. È in conferenza con un altro cliente e non posso disturbarlo per nessuna ragione. Ma è proprio una disdetta. Avevo organizzato tutto così bene per poterci incontrare. Cosa volete farci? La moglie propone e il marito dispone. Oh. Non vuole che vada a Capri prima della metà di settembre. Ma in settembre almeno? Ah, sì, sì, certamente. È l'epoca in cui mio marito va a fare i fanghi ad Agnano. Allora sarete sola? Eh sì, per forza. E quanto durerà la cura di vostro marito? Una diecina di giorni. Troppo poco, troppo poco. Fategliela prolungare, bisogna che si curi, povero uomo. Fanghi, fanghi, almeno un mesetto di fanghi. Vi sta molto a cuore la salute di mio marito. Sì, tanto a tanto. Buongiorno, signora. Buongiorno, mio marito? Sì, signora, ha dei clienti, volete? Non importa, vado io. Allora, intesi, arrivederci a metà settembre, eh? Oh, oh, scusa, ti credevo solo. Buongiorno, signora, era molto tempo che non avevi il piacere. Già era tanto, come state? Bene, grazie, ho ancora quella mia noiosa causa che mi costringe ogni tanto a chiedere consigli all'avvocato. Già, oh, una causa molto complicata. Potete star tranquilla, siete in buone mani. Speriamo che vostro marito sia capace di farmela vincere. Oh, mio marito è capace di tutto. Allora, arrivederci, signora, e buona villeggiatura. Grazie. Mi diceva appunto vostro marito che partirete alla fine della settimana. Sì, andiamo a passare 15 giorni a Capri. Ci venite anche voi? No, adesso no, non è il momento migliore. Già, mi faceva giustamente osservare la signora che adesso a Capri si scoppia dal caldo. Era quello che dicevo anch'io, ma tu sostenevi che era il periodo ideale. Sì, ecco, però ripensandoci riconosco che avevi ragione tu. Forse settembre è il mese più adatto. Veramente? E va bene, ci andremo a settembre. Ci verrete anche voi, signora? Io? No, non so, non credo. Spero di incontrarvi. Grazie. Arrivederci di nuovo. Arrivederci. Sai, aveva sete, allora io... Oh, capisco, hai fatto benissimo. Dunque, se a Capri si scoppia dal caldo, dove vogliamo andare? A dove vuoi tu, cara? A Viareggio, a Venezia, ad Abbazia? Ecco, guarda, Abbazia è l'ideale. E perché non si cambia? Come cambiare? Tutti gli anni il solito mare, la solita spiaggia, gli alberghi pieni di gente. Ci sono tanti posticini carini, perché non andiamo in campagna? Oh, per carità, non mi parlare della campagna. Già, io la villeggiatura non la concepisco che al mare. Cosa vuoi che ti dica? Sono un animale. Eh? Che c'è? Che hai da ridere? Niente, niente. Continua, dicevi? Ah sì, appunto, dicevo, dove sono rimasto? Che sei un animale. Un animale? Ah sì, io sono un animale acquatico. A me il mare fa bene e fa bene anche a te. Guarda, ci sono tanti belli alberghi in Italia. Scegli tu, ad Abbazia ce ne sono dei magnifici. Mi permetti? Sì? Sì, sono io. Ma è che... Sì, sì, dite, dite pure. Se ti disturbo posso anche andarmene. No, non è il coso, non è il caso. È coso, il presidente del tribunale. Sì, sì, eccellenza, vi ascolto. Parlate pure. Eccellenza? Ah, capisco. Ma due parole sole. Partiamo domani per Viareggio. Sì, anche mia cugina. Ci sarà tutta la comitiva dell'anno scorso. Come?
Ma no, venite anche voi, ci divertiremo tanto. Va bene, eccellenza, farò tutto il possibile, se è proprio necessario. Va bene. I miei rispetti, eccellenza, i miei rispetti. Che disdetta, devo fare una scappata a Viareggio. Te l'ha detto il presidente del tribunale? Sì, deve parlarmi urgentemente di una causa, mi prega di raggiungerlo. Ecco. Allora, quasi quasi, invece che ad Abbazia ci converrebbe andare a Viareggio, per te è lo stesso? Oh, indifferenze. Ecco, allora stabiliamo di andare a Viareggio e non ne parliamo più. Anzi, visto che ci sono, quasi quasi, telegrafo subito per fissare le camere. Pronto? Pronto? Sì, il mio numero è 45386. Volete trasmettere questo telegramma? Albergo Reale Viareggio. Prego prenotare 2 camere e bagni. Arriveremo sabato. Avvocato Gualandi. Sì, Gualandi, la firma. È inutile, signora. Sulla pressione non c'è niente da dire, è regolarissima, il cuore è perfetto. Con tutta la buona volontà non c'è da rilevare la più piccola disfunzione nel vostro organismo. Ma è possibile, dottore, che non riusciate a trovare niente? Cosa volete? Avete una salute invidiabile? D'altra parte dovete convenire che la mia coscienza di medico... Sì, la coscienza, lo capisco, ma insomma, siate gentile, trovate qualche cosa. Io ho avuto qualche malattia da piccola, sì, e poi ne ho bisogno, ne ho proprio bisogno. Ma io non chiedo di meglio che favorirvi. Vediamo la milza. E speriamo nella milza. Sì, 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 ho dei doloretti qua. Dove? Qua. No, signora, la milza è dall'altra parte. Siete sicuro? Signora... Fai il pieno di benzina, verifica l'olio e le gomme. Viaggio lungo? No, Viareggio, partiremo dopo colazione. Gina? Dov'è la signora? Via col dottore. Col dottore? Perché sta male? Credo di sì, signor avvocato. L'ha fatto chiamare stamattina. Oh, perdato. Signora. Beh, che c'è? Che cos'hai? Buongiorno, dottore. Buongiorno. Non ti senti bene? Oh, niente di grave. Un leggero malessere, ha voluto farmi visitare. Ma perché non mi hai telefonato subito? Ditemi, dottore, che cos'ha? Un po' d'anemia, un po' d'esaurimento. Ripeto, niente di grave. Ma bisogna farle cambiare aria. Cambiare aria? Ma subito. Partiamo infatti fra 2 ore per Viareggio. No, la signora ha bisogno di una vita calma, riposata. Ci vuole un posto tranquillo, un po' elevato. Per esempio, non so, in Val d'Aosta. Ci sono delle località incantevoli. Foreste magnifiche, abetine, pinete. Ma scusate, dottore, non sarebbe lo stesso a Viareggio? Anche lì c'è la pineta. Ma sì, dottore, dal momento che tutto è combinato, lasciatemi partire per Viareggio. No, l'aria di montagna ci vuole, l'aria di mare è nefasta in questi casi. Nefasta? Davvero? E quanto dovremmo restare in montagna? Ma non so, io credo che un paio di mesi potranno bastare. Un paio di mesi? Tutta la villeggiatura. Caro, sono desolata di sacrificarti. No, se si tratta della salute, figurati. Vuol dire che io di tanto in tanto per gli affari... E ho capito, sì, lui mi lascia su e se ne va per i suoi affari. No, non dovete pensare agli affari. Dareste un po' di riposo, farebbe bene anche a voi. A me? Io sto benissimo. Benissimo, la vostra cera mi piace poco, giovinotto. Mi piace poco perché non è bella la mia cera. Visitatelo, dottore, visitatelo. Perché? Che bisogno c'è? Scusa. Toglietevi la giacca. Sì. Sedete e esaminiamo la pressione. Sì, tesoro, fate esaminare, dottore, la pressione, l'ho fatto anch'io, perché non lo devi ma fare anche inutile, tu? Cara. Avanti, tesoro, su. 8 ore di treno, 2 di autocorriera, ci fa impazzire dal divertimento. Questo scompartimento è spaventevole, si scoppia dal caldo. Poi non senti, siamo sulle ruote, si balla orribilmente. Quasi quasi vado a vedere se trovo un posto migliore. Vai pure. Thank you.
tè del limone. Anche a me? Tè con limone. Permettete? Carrozza ristorante, tè, cioccolato, caffè latte. Carrozza ristorante, tè, caffè latte, cioccolato. Carrozza ristorante, tè, caffè latte, cioccolato. Questi incontri ferroviari sono pieni di mistero, di imprevisto, giochi del destino. Credete al destino? Ah, sì, sì. Vedete, io vi parlo da pochi minuti, eppure io sento già per... Scusate, come vi devo chiamare, signora o signorina? Come volete, è indifferente. Ah, capisco, vedova o divorziata? Vedova. Vedova? I mariti delle vedove hanno sempre goduto tutta la mia simpatia. E voi cosa siete? Io? Ah, io... Scapolo? Veramente? Perbacco, vi assicuro. Oh, che bella sorpresa! Era tanto che non ci vedevamo. Accomodati, Marina, accomodati. Sono tanto felice di vederti. Permetti, ti presento il signor... Grazie, non importa, lo conosco, è mio marito. Siedi, siedi. Fai un piacere, anche tu, Giulio. Se permettete, io mi siedo qui. Un tè. Glielo diciamo, Giulio? Che cosa? Ma sì, diciamoglielo, tanto ormai non ha nessuna importanza. Ma non so, diciamoglielo pure. Sai, è stato uno scherzo. Uno scherzo? Non capisco. Poco fa, quando tu sei passata davanti al nostro scompartimento, io ho parlato di te a Giulio e naturalmente gli ho fatto l'elogio della tua serietà, è vero? Ah, sì, sì, sì. Ebbene? Ebbene, mio marito, che tra parentesi si dà le aree di essere un gran conquistatore, mi ha detto: vuoi scommettere che riesco ad attaccare discorso con quella signora senza conoscerla? Io naturalmente gli ho risposto che non sarebbe mai riuscito. Abbiamo scommesso 5 lire. Ho perduto. Prima di tutto bisogna pagare i debiti. Eccoti le 5 lire, caro. Carino lo scherzo, molto spiritoso. Te la sei presa male? No, no, figurati. Quanto devo? Subito. Lascia, per carità. Ma grazie, già fatto. Scusami, devo prepararmi, sto per arrivare. Telefona qualche volta, ti vedrò con piacere. Grazie, buon viaggio. Vallata da questa parte. Sì, me la immagino. Del resto avremo da fare un'indigestione di panorami in questi 2 mesi. Siamo quasi arrivati. Che pace, che tranquillità. Sei contenta, Giulio? Sì, ottimo, ottimo. Ho riservato le più belle camere dell'albergo, tutte e due con balcone, panorama magnifico. Grazie, molto gentile. Beh, andiamo a vedere queste meraviglie. 105 per la signora. Oh, carina, è vero Giulio? Che magnificenza, si vede tutta la vallata. Signora, venite, venite a guardare da questa parte. Meraviglioso. Giulio, vieni a vedere il cervino. Sì, me l'immagino, me l'immagino. E la mia camera dov'è? È in fondo al corridoio, se volete favorire. Quelle due no, portatele in camera di mio marito. Va bene.
Ecco, signore, da questa parte c'è la grande muraglia, 4.000 metri, ghiacciai eterni. Bella, bella. No, non aprite perché fa fresco. Naturalmente il riscaldamento non funziona. Vedete, signore, siamo d'estate. E che ve ne importa che siamo d'estate? Se io sentissi freddo lo stesso. Ma in questo caso io provvedo subito. No, non fa niente perché tanto io qui... Ah, le valigie, posatele. È permesso? È permesso? Isabella, oh, come va? Ho saputo per caso che era arrivata una certa signora Gualandi. Mi sono subito chiesta che sia Marina, possibile. E allora mi sono detta, bisogna che vada a vedere. Sono proprio io. Oh, cara, come sono contenta. Hai fatto buon viaggio? Grazie, sei un po' faticoso, sai, tutte queste ore di treno. Ma come, non sei venuta con l'automobile? Dovevamo venire in automobile, ma all'ultimo momento, quando i bagagli erano già sistemati, mio marito, niente, si va in treno. Oh, bella, e perché? Perché tutto quello che è stabilito lo infastidisce. C'era lì l'automobile, ha voluto il treno. Se c'era il treno, voleva l'automobile. Ma un marito simile è un po' preoccupante. Ma era quieto come un bambino. Mio marito, sai, è un bambino. Con le sue bizze, con i suoi capricci. E ora dov'è? È di là in camera sua. In camera sua? Ma come, camere separate? Sì, ormai abbiamo l'abitudine. E avete deciso così, d'accordo? Veramente è stato lui che ha deciso. Dice che è più elegante, più moderno. Poi lo fa per un riguardo a me. Lui la notte legge fino a tardi. Veramente leggo anch'io. E allora? Ma, dice che è russa, che non vuol darmi fastidio. Mica vero che è russa, eh? Ho fatto finta di crederci. Oh, io con mio marito e il professore non solo nella medesima camera, ma nel nostro bravo lettone tutte e due ben rincalzati all'antica. Cara mia, è in questo modo che le famiglie si mantengono unite. Lo dice anche la mamma, che del resto poveretta vuol molto bene a Giulio. Ma questa faccenda delle camere divise non la manda giù. E ha ragione. Dice che quando due dormono separati, anche le più piccole questioni possono durare in eterno. Verissimo. Invece, dormendo nello stesso letto, una mossa, un piede. Com'è vero? Ah, figlia mia, quante cose si mettono a posto coi piedi. I piedi sono come le note diplomatiche fra le potenze. Non compromettono. Non umiliano. Possono essere un calcio, una carezza. Parole sante. Scusa, guarda Marina, hanno messo questa roba nella mia valigia. Non conosci la signora Isabella? Io? Mai vista. Ma sì, l'altro anno a Viareggio, al tiro piccione, sei gentile. Ah, sì, 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 se mi ricordo. Come sta la nostra simpatica signora Isabella? Sempre più giovane, più ubertosa. Ubertosa? Sicuro, più florida. Come un bel pezzo di campagna ben coltivata. E il vostro marito come sa? E bene, bene. Ah, che simpatica. Poi che tiratore, eh? Ogni colpo, boom, un piccione. Un piccione. Giulio, ti sballi? Ma non è quello che ha la fabbrica di prodotti chimici? Quello che fa l'ammoniaca. Mio marito fa l'ammoniaca. Mio marito fa il professore. Ah, il professore. Ah, sì, mi ricordo. Perbacco. Il professore. Che talento. Che genio. Beh, che impressione ti ha fatto il nostro albergo? Ottima. Spaventevole, poi finora non ho visto che gente vecchia. Giulio. Naturalmente escluse le presenti. Oh, prego, non vi incomodate. Esclusa la nostra cara signora Isabella, che è sempre più giovane. Mm. Beh, vogliamo vedere le meraviglie di questo castello incantato. Volete guidarci voi, signor? No, mi pare, con piacere. Fa freddo che però, non senti? Che idea fare un albergo quassù? Ci deve essere un freddo la notte. Peggio di così non potevamo capitare. Io sono sicura che vi ricrederete. Ci sono dei magnifici dintorni, delle incantevoli foreste d'abete. Per carità, non mi parlate degli abeti. Se c'è un albero che non posso soffrire, è l'abete. Cupo, malinconico, fa pensare al cimitero. C'è anche un bel laghetto, ci si specchia il cervino. No, oh, un laghetto. Ci mancava quello. Già per me i laghi sono la caricatura del mare. E poi cosa si fa? Si balla almeno? Ballate voi? Io ballare? Non ballate perché? Ah, vostro marito non ve lo permette? Mio marito mi permette tutto. È bravo il professore. Buongiorno, signora. Buongiorno, direttore. Ecco, laggiù c'è la sala da pranzo. Qui c'è una piccola stoletta da fumo. E qui, oh, qui c'è il covo dei viziosi. Il covo dei viziosi? Oh, bene, interessante. E sarebbero questi viziosi? Sì, sì. La sera poi ci si riunisce qui al bar. Buongiorno, signora. Ah, buongiorno, Francesco. E facciamo il mercante in fiera, il 7:30. Proprio la vertigine del giuoco. L'Ave Maria di Cunò. Ah, sì? Non l'avevo mai sentita. È Ginevra, la mia nipotina che suona. Veramente, il suo cavallo di battaglia è la primavera di Grigli. Volete sentirla? No, meglio non abusare adesso. Un'altra volta, tanto abbiamo tempo. Come volete, come volete. Permetti, cara, il commendatore Ottobono.
La signora Gualandi, l'avvocato Gualandi. Fortunatissimo. Piacere. Vi siete fatto male? No, sono in penitenza perché ho perduto a un giochetto di società. Venite, venite, tocca a voi. Sì, ma sì, oh, permesso, ma non c'è mica bisogno, sta faccio da me. Ce la faccio. Anche i giochi di società, benissimo, non mancavano che quelli. Anello, anello, è arrivato un bastimento carico di... Se vuoi pretendere in montagna. Già, e voi signora non li fate i giochetti, le belle statuine? Io no. No, e allora cosa fate? Non ballate, non giocate. Ah, capisco, vi siete una donna saggia, morigerata. Ehi ragazzo, mio soprabito, con permesso, vado a fare un giretto. Scusa, lo sai, scherza. Oddio, anche a me piace scherzare, però non ci durerei 5 minuti. Che giochi di società. Stai fresco. Ehi, dite voi. Signore? Scusate, c'è un telefono qui. Sicuro che c'è. Ma un telefono vero, col quale si possa parlare col mondo civile. Ma certo, signore, potete parlare con chi volete. Prego. Ma dimmi un po' una cosa, ti è almeno fedele? Fedele? Ma neanche per sogno. Ti tradisce? Sì. E da quando? Le date precise non le conosco, ma credo che abbia cominciato presto. Ma come, tu lo lasci fare, ti rassegni. Cosa vuoi che faccia? Tanto più che non me ne accorgo. No, cioè me ne accorgo dopo. Sì, perché dopo lui si pente, diventa premuroso, gentile, fa l'elogio del focolare domestico e allora capisco. Ma in quei momenti come potrei ribellarmi? Sarebbe intempestivo. Già. Vedi, io sono destinata ad accorgermi dell'infedeltà di mio marito quando mi è fedele. Pronto, centralino? Ho bisogno di parlare urgentemente con Roma. Sì, sì, con la massima urgenza. Come? Si paga il triplo? Va bene, purché me la diate subito. 4, 53, 86. Sì, attendo. Però un po' di bene te ne vuole. Sì, non è il fallimento completo. Anzi, la mamma dice spesso che posso ritenermi fortunata. Questo mi fa pensare che papà doveva essere una gran canaglia. Oh, per questo, povera donna, una santa. Santa, ecco. È una parola che Giulio dice spesso nei momenti di ravvedimento. Cara la mia piccola santa. E così quando mi ha deposta nel reparto santità, mette in pace la coscienza, va a fare i suoi comodi. Oh, povera Marina, ho paura che tu sia molto infelice. No, non scoppio di felicità, ma insomma, in fondo Giulio non è cattivo. Poi un po' di colpa è mia. Sì, sono una donna troppo semplice, troppo ordinata per un uomo così disordinato, così turbolento, me lo dice anche lui. Ma hai il coraggio di... Me lo dice con molto garbo, perché è un uomo molto carino, mio marito. Questa mia donnina, questo mio giardinetto, coi suoi vialini simmetrici, pieni di ghiaietta bianca, senza un filo d'erba. Beh, questo è grazioso. Sì, sì, ma lui nel giardinetto non ci si vede. Ogni passo pesta un'aiuola. Le siepine e i vialini le danno maledettamente ai nervi. Vedi, avrebbe bisogno di qualche cosa di più misterioso, di più strano, che so io, una foresta. Fate quello che vi dico, speditemi subito un telegramma, ma urgentissimo, qui, all'albergo Cervinia. Come? E a me, si capisce, naturale. No, non cercate di capire, non importa. Telegrafate che urge la mia presenza a Roma, ma subito, un fatto grave, non so, un fallimento. Ecco, fate fallire qualcuno. Ma non saprei, uno qualsiasi dei miei clienti. Sì, ma mi raccomando, urgentissimo. Ecco, lampo. Sì, va bene, lampo. Andate via adesso, andate via, non fatevi vedere. Via, 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 non fatevi vedere. Attento a non camminarci sopra. E chi si muove? Savelli, Gualandi. Ecco, pronti, ci siamo. Adesso facciamo la prova, Chiamate gli altri. Che cosa fa quel signore? Ah, farà un altro tentativo per smascherare quella donna. Che donna? Ah, già, è vero, tu non sai ancora nulla. Ti dirò. Ma... Ecco, allora voi mettetevi qui e conversate, Ma che cosa diciamo? Ah, quello che volete, parlate del più e del meno, ma mi raccomando, naturalezza. Voi altri, invece, fate finta di studiare sulla carta un percorso. Voi, signora Scheggi Varzani, la interrogherete, Va bene, ma che cosa devo chiedere? Ah, quello che volete, non ha nessunissima importanza. Ecco. Sedetevi qui, così per giungere fino a voi dovrà passare lì sopra. Sì. Oh, voi... Savelli. Gualandi, ho già avuto il piacere. Ah, sì, me, sì. Beh, restate qui e conversate, Dunque, siete tutti pronti? Pronti, pronti. Ma che fanno? Ci capisci qualche cosa? Io no, e tu?
State attenti che suono, eh? Via voi altri, via. E conversate, conversate. Si potrebbe prendere questa strada. Tornare. Seduti, seduti! Fate finta di niente! Via, via, via! Avete bambini, signora? Sì, ne ho tre. Il più piccolo è capitano dei corazzieri. Eccola, eccola! Ma che fanno? E chi lo sa? I signori hanno chiamato. Sì, ho chiamato io. Venite un momento qua, ragazza mia. Facendo la mia camera, non avete trovato per caso un piccolo medaglione? No, signora. L'avrò perduto nel bosco. Oddio, non ha nessun valore, però se lo trovaste... Cercherò, signora. Va bene, grazie, potete andare. Fermi, fermi! Attenti a non camminarci sopra, eh? Ebbene? E lei? Corrisponde? No, non corrisponde, è più piccolo. Oh, Savelli. Ma sto Savelli, ci ha fatto sospendere i nostri giochi senza combinare niente. Ma perché ci fate perdere tempo? Ma non riuscite proprio a trovare nulla voi. Ma chi lo dice, signora? Se il calco non basta io troverò qualche altro mezzo, ma vi assicuro che io riuscirò a sapere chi è la dama bianca. La dama bianca? Chi è questa dama bianca? Oh, una cosa terribilmente scandalosa. Però avete visto, signora, che i vostri sospetti erano infondati, eh? Neanche lei è la dama bianca. Insomma, ci volete spiegare il mistero? Pare di essere in pieno dramma giallo. Perché voi non sapete ancora nulla? Nulla? Di che si tratta? Ecco, signora, pare che ci sia in questo albergo una donna misteriosa che a mezzanotte in punto, col volto nascosto da un velo bianco, appare nelle camere dei villeggianti. Ma come appare? Un fantasma? No, ma che fantasma? Bussa, bussa regolarmente, tre colpi alla porta e poi entra. E cosa fa? Spegne la luce, avanza, dà un lunghissimo bacio e poi si dilegua. Porbacco, interessante. Ma è inutile dire che va soltanto nelle camere degli uomini storici. Si capisce. Hai già detto che roba. Ho sentito, ma scusate la domanda, questa signora va da tutti? No. Fino ad ora tre soli hanno avuto la sua visita e alla distanza di una settimana l'uno dall'altro. E cosa dicono? Cosa dicono questi privilegiati? Ecco, i pazienti sono concordi nel dichiarare che... Ginevra, che cosa vuoi? Va via. Ma perché, zia? Perché voglio così? E quando tua zia dice una cosa devi obbedire senza replicare. Ah, ho capito, parlate della dama bianca. Ma che dama bianca, che ne sai tu di queste cose? Va a suonare la primavera di Grieg. Con questa storia della dama bianca... Capirai, io non voglio che mia nipote sappia queste orribili cose. Orribili, non esageriamo. Ma il padrone dell'albergo non fa niente, la gente finirà con l'andarsene. Andarsene? Ma la gente aumenta, cara signora, da quando è trapelata la cosa. Ogni giorno nuovi arrivi. Un'indecenza. Uno scandalo inaudito. Scusate, è possibile che non si riesca a sapere chi possa essere questa simpatica signora? Simpatica? Una svergognata. E non si sospetta di nessuno. Ma sì, di tutte. Si vive in un'atmosfera di dubbio, di diffidenza, di gelosia. Chi sarà la dama bianca? Le donne si guardano in cagnesco. Le sospettate si offendono perché sono sospettate. Le non sospettate perché non lo sono. Non si pensa che alla dama bianca. Non si parla che della dama bianca. Chi lo sa, potrebbe anche essere quella signora laggiù, coi pantaloni, che sta uscendo dal bosco. Oppure quella fanciulla, là, quella che raccoglie i fiorellini. Oppure quella signora lì. Oppure... Buongiorno. Oppure quella... No, quella no. Chi lo sa, però, potrebbe darsi, eh? Ma vedrete poi alla sera. Gli uomini non vedono l'ora di andare a dormire. Alle 11:30 tutti spariscono, ma non dormono mica. Ma che? Aspettano. Aspettano la dama bianca. Dove andrà? Che farà? Dove sarà la dama bianca? E tutte le sere così? Sì, tutte le sere. Ginevra? Senti, dimmi qui. Cosa vuoi? Ti devo dire un segreto. Ah sì? Anch'io. Bene, dimmi prima tu. No, ma che? Comincia tu. Stamattina ho incontrato nel bosco Spinelli. Spinelli? Chi? Sai, quel giovanotto alto, biondo. Ah, ho capito. Non mi piace. Beh, non importa. Piace a me. Lui mi ha proposto di fare la scena della dama bianca. No. Il primo segnale del pranzo. Presto, dimmi il tuo segreto. Il mio segreto? Sono innamorata. Di chi? Ma mi prometti di non dirlo a nessuno? Ma ti pare? Sono innamorata di Attila Savelli. A proposito, cosa devo dire? Che ci fermiamo o che ripartiamo subito? Ripartire subito perché? Ma non so. Mi pareva che tu avessi detto. Beh... Che c'entra? La prima impressione, l'albergo è comodo, tranquillo, staremo benissimo. E poi il paesaggio, ci sono delle abetine superbe. Che bell'albero che è l'abete, sullo sfondo delle montagne, magnifico. Cos'è da guardare? Niente. Vuoi mettere un saluto, sì? Con piacere. Tanti baci affettuosi. Per chi è? Per mia madre. Beh, lo stesso. Dal tuo affezionatissimo
Giulio, questa mia cara mogliettina, che se non scrivi a tutta la famiglia non è contenta, eh? Ancora! Sta fermo! A chi scrivi adesso? Alla zia Adelaide. Anche alla zia? Ah, perbacco! No, il Lago Bleu, mi hanno detto che è pittoresco, molto pittoresco. Ah, sì? Sì, carino, piccolo piccolo, ci si rispecchia dentro il giardino. Sai, ci sono le trote. Se vuoi ci andiamo. Dove? A pescare le trote. Ah. C'è sulla riva una capanna dove si possono cuocere, pensa, pescate, cotte e mangiate. È inutile un po' di montagna, aveva ragione il dottore. Aria calma, riposante, ogni tanto ci vuole. Oh, sì, certo. Ma no. Ma chi mai? Vogliamo farci un cinque, vogliamo farci un cinque. Telegramma per il signore. Ah, grazie. Prego. Come, non lo leggi? No, non importa, sarà qualche sciocchezza. Qualche sciocchezza, un telegramma, non si sa mai, leggilo. Va bene, vediamo. Ecco, appunto, me l'immaginavo, cose di nessuna importanza. Urge vostra immediata presenza, improvviso fallimento Fortini, situazione gravissima, cliente minaccia uccidersi Luciani. Cose di nessuna importanza, un fallimento. Ma che ci faccia? Io sono in villeggiatura. Ma cosa mi vengono a disturbare adesso per queste stupidaggini? Minaccia ad uccidersi. E beh, che si uccida, che ci posso fare io? Non sono mica lo schiavo dei miei clienti, anch'io avrò diritto a un po' di riposo. Falliscano d'inverno. Che c'è? Le signore sono pregate di non spaventarsi. E adesso eseguirò un piccolo esercizio che è dedicato alla signora, Isabella Scheggi Maradà. Silenzio, prego. Signor Savelli, volete venire a reggere un momentino questo bicchiere? Ecco, ecco, bravo. Di sotto, prego. Ecco, sì, così, ecco, bravo, sì, così. Guarda, guarda com'è carino. Senza paura, niente no. Paura. Ma perché non cerchi di farglielo capire se sei così innamorata di lui? Farglielo capire magari, ma come? E adesso con la polvere del pimpiripì, il vino che si trovava nel bicchiere si trasformerà in acqua. E uno, e due, e tre. Ecco. E adesso abbiate la compiacenza di scegliere una carta. Veramente sono già le 11:15, commendatore. Io dovrei ritirarmi, perché la dama bianca... Già, va bene, va bene. Del resto credo che sia inutile continuare, se ne sono già andati quasi tutti. È inutile, con questa maledetta storia della dama bianca non si riesce a combinare niente di serio. Non vai a dormire? No, resto ancora un pochino a leggere. Non so come mai, ma ho un gran sonno. Forse deve essere la stanchezza del viaggio. Oh, certamente. Quasi quasi, se non ti dispiace. Buonanotte, cara. Buonanotte. Credevo che fosse la dama bianca. Ah, perché questo è per... un mezzo infallibile. Adesso lo rimetto a posto. Bravo. Buonanotte. Buonanotte.
ti sei coricata? Niente, niente, zia, vado subito a letto. Buonanotte, cara. Buonanotte, zia. Buonanotte. Benone, benone. Dormite bene? Tutto un sonno, e tu? Anch'io, come un'angioletta. Non sei ancora pronta? Fra due minuti. Allora ti aspetto giù. Non ti allontanare perché ho bisogno di parlarti. Mi alzato, signora. Magnifico il vostro albergo, si sta ottimamente. Grazie, signora. E dite, caro amico, è possibile avere un caffè fatto di solo caffè? Erbacco, signora, è la nostra specialità. Ah, bene. Francesco, un caffè extra subito per il signore. Bravo, Francesco, mi raccomando. Oh, buongiorno, commendatore. Buongiorno, buongiorno. Siete di cattivo umore? Sono allegrissimo. Cos'è quella polverina? Oh, un giochetto. Si mescola con lo zucchero appena a contatto con un liquido scoppia. Ah, divertente. Nessun pericolo, un po' di fumo, si ride molto. Immagino. Già voi, avvocato, questi scherzi innocenti non li apprezzate. Voi preferite altri divertimenti. Come? Ma sì, voi mi avete capito, io ho visto tutto. Che cosa? Stanotte, la dama bianca, da voi. Zitto! Una cosa indegna. No, perché indegna? Come? Io sono qui da un mese, faccio i giochi, organizzo divertimenti per interessarla, l'aspetto tutte le notti, mentre voi appena arrivato subito. E cosa volete? Si capisce che ha intuito che... Ha intuito, facciamo piacere. Ma ditemi almeno com'è. E chi lo sa? Appena entrata, ha spento la luce e mi ha dato un bacio lungo, ardente, vertiginoso. Niente. Ah, non scherzo. Non ci badate. Dunque, poi? Poi niente, io ho cercato di trattenerla, ma lei si è svincolata ed è scomparsa. E il viso, l'avete visto il viso? Ma che, aveva un velo e poi al buio... E cosa va detto? Niente, muta, nemmeno una parola. Avvocato, voi non mi dite la verità. Commendatore, vi assicuro. Ecco il caffè, sì. Il caffè? No, dammi qualche cosa di forte, un cocktail, dammi un bacio d'amore. Lo sai fare? Veramente no. Te lo insegno io. Un bacio d'amore. Sì, è una mia invenzione. Metti un po' di vermut, un po' di anisetta, mezzo bicchierino di gin, del succo di arancio, un po' di cannella, ghiaccio e agita forte. Mia moglie, mi raccomando, commendatore, il segreto, eh? Voi non sapete nulla, non avete visto nulla. Non dubitate, avvocato, un pesce, muto come un pesce. Sta avvocato. Dunque, eccomi qua. Ah, come sei elegante stamattina. Graziosa questa sciarpa a pallini. Non sono pallini, sono quadratini. Ah già, quadratini. È veramente elegante la mia mogliettina. Ti spiace che te lo dica? No, perché? Tutt'altro. Non capisco, stai lì, rigida, taciturna, cos'hai? Aspetto che tu finisca. Che finisca che cosa? Ah, avevi da parlarmi. Cose gravi? No. Ah, meno male. Allora posso sedermi? È meglio. Mi siedo anch'io. Allora, di che si tratta? Una cosa molto semplice, caro. Meno male. Dunque, ieri sera, quando tu sei andato a dormire, io mi sono fermata qui a leggere un po'. Dopo una mezz'oretta così, sono salita. Nel passare dal corridoio del primo piano, indovina chi ho incontrato. Chi? La dama bianca. Anche tu? Come? No, niente, continua. Un velo sul viso, una vestaglia, camminava rapida, guardinga, m'è passata accanto, non si è neanche accorta di me. E tu? In principio sono rimasta un po' sorpresa. E poi ho avuto la curiosità di vedere dove andava. Hai fatto male. Perché? Perché non sta bene, perché non è fine, non è distinto, capisci? No, mi dispiace quello che hai fatto, mi dispiace molto. Scusa se te lo dico, ma non è degno di te. Hai visto dove è andata? In camera tua. Camera mia? Ha chiuso la porta dietro di sé. Ha chiuso il... Già. Ebbene, Marina, allora bisogna che ti dica tutto. Bravo. È vero. Una donna è entrata in camera mia. Io non so se era o non era la dama bianca. E
entrata, figurati, si è fermata sulla porta a guardarmi. Allora io naturalmente mi sono avvicinato a lei e le ho detto: scusate signora, cosa volete? Nota la stranezza della situazione. La noto, continua. Dunque, lei non ha detto nulla. Allora io l'ho pregata gentilmente, ma con una certa fermezza, di andarsene. Un'altra se ne sarebbe andata. Invece lei, indovina che ha fatto? È svenuta. Davvero? Proprio così, giù, di colpo. Capirai, una situazione imbarazzante, vero? Io allora l'ho presa, l'ho adagiata. Sul letto? No, ma che letto? Su una sedia? Adagiata? Sì, sai, così, eh? Sì. Poi ho preso i sali. Non li hai? Come sei meticoloso, ho preso un po' d'acqua di colonia e gliel'ho spruzzata sul viso. E finalmente è rinvenuta. È incredibile, vero? Qualche volta succede. E poi? Poi? Ma poi ho cominciato a parlare. Frasi rotte, convulse, un racconto confuso, ma tristissimo. Insomma, mi ha raccontato tutta la storia della sua vita, ma tutta, sai, tutta. Poi mi ha chiesto scusa per lo sfogo fattomi e finalmente si è decisa ad andarsene. Vedi, capitano a volte certe cose che a leggerle nei romanzi, però sono contento di averti detto tutto, se no tu chissà che cosa avresti sospettato. E adesso andiamo a fare la nostra passeggiatina. Vieni. Un momento, non abbiamo ancora finito. Non abbiamo finito, ho detto tutto? Tu hai detto tutto, ma io no. Perché, che c'è? Oh, niente di straordinario. Ieri sera, quando ho visto che quella signora non usciva, ho aspettato qualche minuto. Poi mi sono avvicinata alla porta e ho ascoltato. Tutto taceva. Sfido, era svenuta? Ah, già, era svenuta. Allora, visto che non c'era più niente da fare, sono rientrata in camera mia. E hai fatto bene. Mi sono messa un velo fitto sulla faccia e sono entrata nella camera d'un uomo. Tu? Io. E cosa hai fatto? Gli ho raccontato la storia della mia vita. Che? Già. E ora andiamo a fare la passeggiatina. Magnifica. Ridi? È sicuro che rido, spiritosissima. Ha una trovata veramente deliziosa, piena d'effetto. Cosa vuoi? Capitano alle volte certe cose che leggere nei romanzi. E dimmi, com'era questo signore giovane e simpatico? Simpaticissimo. Tanto più vedi che lui ha avuto il buon gusto di non svenire. Ma no, che bravo. Allora è proprio così, occhio per occhio, dente per dente. Occhio per occhio, non ti pare giusto? Giustissimo. Ecco il suo bacio, signore. Sta bene, posatela. Cos'è? Una composizione indicata dal signore, bacio d'amore. Bacio d'amore? Che idea, portatene uno anche a me. Subito, signore. Dì la verità, tu non credi una parola di quello che ti ho detto? Sì, io ho creduto perfettamente a quello che mi hai detto. Ah, sì? E non capisco perché tu non debba credere a quello che ti ho raccontato io. Andiamo, perché vuoi insistere su questa sciocchezza? La consideri una sciocchezza? Senti, Marino, non drammatizziamo. Supponiamo per una dannata ipotesi che la dama bianca sia venuta da me. Lo crederesti un tradimento? È una signora che nemmeno conosco. Ma nemmeno io conoscevo quel signore. Marina. Ho visto fuori da una porta un bel paio di scarpe solide, giovanili, quadrate, e sono entrata. Scusa, ma non ti accorgi che insistere sopra questo argomento finirai per abbassarti, per insudiciarti? Vai a bere, caro. Insomma, Marina, tu sei abbastanza intelligente per capire che questo è uno stupido scherzo che deve finire. Finiamolo. No, stai qui, aspetta, stai qui. Non ti pare possibile che io creda che la mia brava donnina, tutta composta, ordinata, tutta semplicità. Il giardinetto, vero? Già, appunto. Con le sue siepine, i vialini, i sassolini bianchi tutti a posto, dove il maritino fa le sue brave passeggiate quando ne ha voglia. Savelli, buongiorno. 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 Avete saputo che questa notte la dama bianca ha fatto una nuova apparizione? Lo so. Lo sapete? Lo sapete. Sì, ma vi assicuro che io non ho fatto altro che subire, eh? Subire? Subire che cosa? Ieri sera, vi ricordate, no? Io mi ero messo in agguato col filo. Volevo vegliare, ma invece il sonno mi ha tradito. A un tratto mi sono svegliato di soprassalto. Due braccia morbide mi cingevano il collo. Che? Sì, il collo. Così. Ma allora è vero. E scusate, perché non dovrebbe essere vero? Se lo dice lui. Ah, dunque è venuta da voi. E a che ora? A che ora? Ma non so, sono stato a mezzanotte e un quarto. Sì. E cos'è accaduto dopo? Raccontateci. Io non sapevo se ero nel sogno o nella realtà. La dama bianca mi ha guardato un istante e mi si è abbandonata fra le braccia. Non è mica svenuta, vero? Svenuta? O perché avrebbe dovuto svenire? Ma ci sono delle donne che svengono, si commuovono, vero Giulio? Sì, quelle che hanno bisogno di vincere il loro pudore. Oppure quelle che vogliono far credere di averne. Ma continuate, avanti. Sentiamo il seguito di questa edificante avventura. Il seguito? Ma io non ho altro da dire. Infatti, Giulio, il signore ha detto tutto. Ma come? Voi, il puritano, il moralista, e vi eravate messo in testa di smascherarla, di scoprirla? Caro signore, avrei voluto vedere voi al mio posto. Già, io ho avuto subito la sensazione che non era affatto la signora che io credevo, La donna avida di piacere, che va a rubare l'amore. No. Ma che? Veri in lei un ritegno, un pudore.
Pensate, pensate, signora, che tremava. Ah, tremava? Poverina. Sì, tremava, tutta piena di sgomento. Ma che sgomento, che sgomento. Una donna che gira nei corridoi, che entra nelle camere degli uomini che non conosce, non può essere che una... Giulio! Sì, sì. Non merita nessuna giustificazione una simile bassezza. Ma lui perché si arrabbia tanto? Non mi arrabbio affatto. Sono calmissimo, signora. Grazie. Cos'è quella roba? Una cosa inventata da mio marito. Si chiama un bacio d'amore. Ah, allora portatene uno anche a me. Alla salute della dama bianca. La dama bianca, ancora questa dama bianca. Va via, Ginevra. Ma dove vuoi che vada, zia? Va a prendermi il bastone per la gita. Va bene, andiamo a prendere il bastone. Dunque, siamo pronti? Pronti per che fare? Mi ero dimenticata. Avevamo deciso con Isabella di andare questa mattina alla Grotta dei Giganti a fare un'escursione. Tu vieni? Io? Ma sei matto? Oh, mio marito è un uomo sedentario. Voi però venite, Savelli. Ma io veramente, ecco, io dovrei cercare... Ancora? Ora più che mai. Venite, venite. Chissà che non troviate qualche traccia. Qualche traccia, credete? Chi lo sa? Chi lo sa? Ciao, Giulio. Guardaci col binocolo da lontano. Ti faremo un salutino. No. Vengo anch'io. Cavaliere, cavaliere, venite qua, vi prego. Ho un'idea magnifica. No, vi prego, commendatore, basta con l'idea. A furia di scherzetti, ritrovatemi, state disgustando a tutti i clienti. Come disgustando? Se li faccio divertire. Bene, quelli non si divertono, quella gente è tranquilla, lo vedete, quindi lasciate stare. Questa volta sono sicuro, ho un'idea magnifica. Bisognerebbe però telefonare. Che cosa, signora? Che cosa? Una cosa molto importante che riguarda quella persona. Vengo, vengo subito. E piano, aspettate. Ma la signora mi deve parlare, forse si tratta della dama bianca. Ma finitela con questa storia. Finirla? Ma voi scherzate. Ma adesso io la cercherò con più accanimento e ad ogni costo io riuscirò a sapere chi è. Ma lasciate correre, che cosa vi importa di saperlo? Ma pensate, signore, che mi ha baciato. E se mi ha baciato vuol dire che mi ama. E se mi ama lei, perché non dovrei amarla anch'io? Marina, dove sei? Eccomi, voglio cogliere dei fiori! Adesso mi spiegherai, eh? È già tutto spiegato. Tu questa notte sei stata da quell'uomo? Pare di sì. Vada, Marina! Mi vuoi buttare di sotto? Se vuoi fare la tragedia, facciamo pure la tragedia. Ma non è necessario arrivare allo spargimento di sangue. Tu vai dalla tua dama bianca, io vado da lui che mi sta cercando, e poi ci dividiamo. Naturalmente che ci dividiamo. Benissimo, addio. Dove vai? Da lui. Stai ferma, eh? Resta qua. Ecco, è qui. Sì, ma non sarà pericoloso. Ci vorrebbero delle torce. Vedete, signora? Bisognerebbe passare di lì. Bello, l'antro misterioso. Oh, ma io in quel buco nero non c'entro, eh. Avanti, zia, non farla pignola. Su. Molto pittoresco. Ma chi l'avrà costruito? Scusate, signore, è pericoloso. È molto lungo? Pochi metri appena. Non ci sono crepacce e precipizi? No, niente. Solo a metà, bisogna abbassarsi un poco, se no si batte la testa. Allora andiamo. Andiate. Sì, decidiamoci. È inutile stare a perdere tempo. Se dobbiamo andare, andiamo. Andiamo, sì, andiamo. 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 Te lo passa, Isabella. Metti la testa. Ma vediamo bene. Ai. Accidenti, le rocce, le montagne, le maraviglie dei giganti che le ha inventate. Ma che freddo, avete battuto la testa? Sì. Anche la zia ha battuto la testa, abbiamo sentito il botto. Che pressione, io tremo tutto. Oh, stupendo. Sì. Oh, che bello. Vieni, vieni a vedere. Va bene, bello, eh, Ginevra? Ah, sì. Beh, che avete, vi sentite male? Avete battuto la testa anche voi? Sì, ho battuto la testa, ma non è per questo. Sì. No? E per cosa, allora? Ho avuto un altro bacio. Un altro bacio. Vogliamo andare, ragazze? Beh, sì, perché... È abbastanza. Comincia a essere umido. Ma che umido? Oh, freddo qua. Ma bisogna stare attenti, eh? Abbiamo sentito. Dammi la mano, Ginevra. Oh, che colpo. Giulio! 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 Un altro bacio, capite? Come quello di stanotte. Ma non dite sciocchezze, ve lo sarete immaginato. Ma no, è lo stesso bacio, l'ho riconosciuto. Però adesso l'indagine si semplifica. Smettetela con le indagini, che volete indagare? No, scusate, avvocato, ma il campo è nettamente circoscritto adesso. Dunque, chi c'era nella galleria? Voi, vostra moglie, la signora Isabella e le due ragazze. Beh, lasciamo andare, lasciamo andare. No, aspettate, andiamo invece per esclusione. Dunque, voi... Boh, non credo che... Non fate l'imbecille. Escludiamo, escludiamo. Vostra moglie... Ah, badate, non vi permetto.
Studiamo, studiamo. La signora Isabella. Ecco, è lei. È lei, non può essere che lei. Andiamo, andiamo. Ecco, 3 e 4. Benissimo. Dove le facciamo portare? Ma io direi di portarle nel salone, così possiamo cominciare subito la distribuzione. Oh, dite, tutto buono, non facci morire di curiosità. Un momento, dov'è? Oh, bravo, cavaliere. Avete preparato l'elenco delle signore? Sì, ecco. Benissimo. Attenti, a non sguarci. Ma che cosa serve questa roba? Ma non vedete, sono dei veli bianchi. Ma che cosa servono? Per il ballo mascherato che avrà luogo questa sera, il ballo della dama bianca. Il ballo della dama bianca, tutte le signore dovranno mascherarsi da dama bianca. Non solo, ma anche gli uomini dovranno mascherarsi. La dama bianca? Ma no, le donne in bianco, gli uomini in nero, e così avremo le dame bianche e i fratelloni della buona morte. No, chissà come rideremo. Ah, io non mi mascherò davvero. Io nemmeno. Fossi matta. Perché, signora, perché non volete? Oddio, perché è un'idea stupida. Stupida e immorale. Ma ci divertiremo un mondo. Figuriamoci che allegria. Ve l'avevo detto, commendatore, che queste cose non accadono. È inutile, allora, avere delle idee geniali. Io mi affatico, mi sforzo e nessuno mi aiuta. Che c'è, che succede? Oh, giusto voi, signora, dite il vostro parere. Io avevo avuto un'idea magnifica. Ma sì, ha ragione il commendatore, un'idea magnifica. E l'orchestra, avete pensato all'orchestra? Ma no, perbacco, me ne sono dimenticato. Cioè, provvedere subito, si potrebbe mandare a prendere. Io voglio ballare tutta la notte. Marina! Stai buona, ti mascherai anche tu da dama bianca. Vedrai che veli svolazzanti, come starai bene. L'aria di montagna mette addosso un'allegria. Sì, balliamo. E le signore, mi raccomando, signora. Punipazioni, tanto ci vuole. Quasi. Io per conto mio. E se ci stanno le altre? Ci stanno tutte, sarà una serata magnifica. Ballerò. Vedete, avvocato, adesso ho due elementi. Il bacio di questa notte e quello di oggi. Se riesco a farmi baciare una terza volta, io sono a posto. Perché? Perché la ferro e non la lascio più finché non so chi è. Ah sì? Andiamo a fare un giretto. Un giretto? Ma se sono 2 ore che camminiamo. Ma no, un giretto qui nei dintorni. Di chi è quella macchina? È mia, ma non c'è l'autista. Ah, non fa niente, guido io. Venite. No, ma è che è quasi l'ora di pranzo. Che importa, 10 minuti, giusto per farci venire l'appetito. Avanti, montate, montate. Sì, va bene, ma è che... C'è il precipizio, le gomme sono vecchie. Non ci badate, resisteranno. Ma è tardi, dove andiamo? Un giretto. Aspetta! Piace? Sì, bellissimo, ma sono 5 ore che corriamo, non abbiamo nemmeno mangiato. Avremo più appetito dopo. Che fate, dormite? Ma che dormire, no? Non ne posso più, la stanchezza, la fame, lo spavento. Abbiamo fatto una bella passeggiatina. Ah sì, bellissima, 700 chilometri. Non esageriamo, 698. Passi. La dama bianca! Oh, aspettate! Ma cosa c'è? Ma che succede? E chi ne capisce niente? Avvocato! Finalmente, avvocato! Lasciatemi! No, è obbligatorio! Ma che obbligatorio? Non mi si capisce!
cercate, dov'è mia moglie? E di là è una delle dame bianche, cercatela! Ma cos'è? Ma no, sapesse il professore. Ma per carità, ci mancherebbe altro. Il professore. Mia moglie, dov'è mia moglie? Chi lo sa, è laggiù, balla, folleggia. A folleggia? Sicuro, è lei che ha organizzato tutto. Che brio, che vivacità. Avvocato, avvocato. Ma voi dove siete stati tutto il giorno? Eravamo tanto in pensiero. Anche Marina? Ah no, sì, figuriamoci, lei era occupata a organizzare la festa. Ma parlate anche voi, chissà che non vi capiti di trovarvela fra le braccia. Non so che farmene. Oh, ma il tipo. Ma io sono stanco, fame. Ma che stanco? Fame. Io no. Ma non importa niente a me, tu smetti di saltarmi davanti! Volete un bacio d'amore? Datelo a me un bacio d'amore, mi piacciono tanto i baci d'amore. Finalmente, si può sapere fino a quanto dovrà durare questa pagliacciata? Tutta la notte, c'è un programma magnifico. Ah, sì? Fatti dare un cappuccio, chissà che non trovi anche tu qualche bella avventura. Savelli, venite qua, Savelli. Dunque, l'avete trovata la vostra dama bianca? No, non ancora. Ma la troverò, ormai il gioco è tutto lì a venire. Davvero? Perché? Perché, ebbene signora, io non mi vergogno a confessarlo, ma da ieri sera una grande trasformazione è avvenuta in me. Io amo quella donna. Senza conoscerla? Senza conoscerla, l'amo lo stesso. E sento che se anche fosse una donna immeritevole, io saprei rialzarla e farla degna di me. E se fosse la moglie di un altro, che cosa fareste? Sentiamo, che cosa fareste? Già? Sentiamo? Cosa farei? Ma io gliela strapperei. Bravo, strappatela. Ma che strappate, che strappate. Sicuro, io che sono sempre stato rispettosissimo, della roba altrui, in questo caso mi sento l'animo di un corsaro. Bravo. Ma in fondo la donna è un bene comune, è un dono di Dio, come il sole, come l'aria, come i fiori. Giusto, giusto. Ma dite sciocchezze. Sicuro, come i fiori. Voi li potete imprigionare in un giardino, voi li potete rinchiudere in una serra, perché il loro profumo straripa e ognuno può scusate. No, e adesso gli uomini in ginocchio e le donne facciano catena. Ascoltami bene, Marina. Noi ci divideremo, è inteso, oh, su questo non c'è alcun dubbio. Però voglio che tu sappia che la donna che è venuta da me ieri era proprio la dama bianca. Oh, guarda. Sì, e posso dirtelo, e sono felice di dirtelo. Bravo. E non me ne pento, perché tu non sei mai stata la donna per me. Io avevo bisogno di qualcosa di più vivo. Avevo bisogno di amore, capisci? Di amore. Anch'io avevo bisogno dell'amore. E nella donna di questa notte io l'ho trovata. E anch'io nell'uomo di una questa notte. Una donna viva, vibrante, appassionata. E io, un uomo che straripa, figurati. Un altro bacio, eh? Ho avuto un altro bacio! E questa è la ricompensa per tutto quello che ho fatto. Ho speso tanto denaro, mi hanno rubato l'orologio e ho avuto due schiaffi da uno che non so nemmeno chi sia. Ma la dama bianca l'ha già trovata. Preparate il mio conto e che fra un'ora sia pronta un'automobile. Come? Niente, niente, non voglio sapere niente. Fra un'ora un'automobile. Noi partiremo questa notte. Io non voglio rendermi ridicolo davanti a tutti. Hai ragione. Parti, parti. Sicuro? Ma tu partirai con me? Io? E che ci vengo a fare? Oramai fra noi tutto è finito. Certo che è finito, è per sempre. Appunto, e allora? Vada, Marina, che se varco quella soglia non mi vedrai mai più. Pazienza. E va bene. Addio. Ciao. Cosa avete lì? Una pagnottella con un po' di prosciutto. Volete favorire? Grazie. E adesso cosa fate? Cosa volete che faccia? Vado in camera mia. Anzi, bisognerà che mi affretti perché se mai tornaste... Perché tornerà? Ve l'ha detto lei? Detto proprio no. Però ieri sera, mentre stava per uscire, io le ho chiesto, tornerete? E lei mi ha fatto. E va bene, andate, andate pure. E buon appetito. Thank you.
Ditemi, ditemi chi siete. Io voglio fare di voi la mia sposa. Io vi amo, io vi amo. Ma sì, ero sicuro. Ti faceva comodo che partissi. Ma cosa dite, avvocato? Uscite, questa è casa mia, è camera mia. Andate all'interno, voglio prima smascherare questa donna. Qui indietro, voi non ardirete a toccare questa signora. Levatevi dai piedi, ma non avete ancora capito che... Scusatemi, non dite niente a mia zia, non lo faccio più. Voi? Siete voi? Sì, lo so, ho fatto male, ma non dite niente alla zia. Volevo solo farvi capire. Ma farmi capire che cosa? Niente, tanto se non l'avete capito nemmeno adesso è inutile che ve lo dica. Ma allora anche la notte scorsa? Magnifico! Scusate, voi che c'entrate? Ah, già, è vero che c'entri, io non c'entro niente, ma adesso capisco. Che stupido, che stupido! Ma non mi permetto, eh? No, non parlo di voi, parlo di me. Auguri, auguri. Caro commendatore, oh. State aspettando la dama bianca. Si capisce che lo spendate a letto, commendatore. Andate a letto, alla vostra età fa male passare la notte sveglio. Io tengo un sospetto. Spero tra non molto scoprire il mistero. Volete che lo tenga informato appena avrò saputo qualche cosa? Sì, informatemi pure. Buonanotte, commendatore. Buonanotte. Avanti. È permesso? Entra. Cosa desideri? Ecco, Marina. Permetti che faccia una constatazione. Falla, caro. Io sono un perfetto cretino. Ne prendo atto. Hai capito cosa intendo dire? Sono un perfetto cretino. D'accordo, ma perché me lo viene a dire in questo momento? Che significa? È tanto che ci conosciamo. È tutto qui? Sì, è tutto qui. Sai, ci tenevo a dichiarartelo. Grazie. Buonanotte, caro. Buonanotte. Però voglio dirti un'altra cosa. Che cosa? Che sei stata di un'abilità diabolica. Ti giuro che mi hai fatto soffrire tutte le pene dell'inferno. E ora non soffri più? Ora. Ora, sarebbe ridicola. Come ci sono cascato. La dama bianca, il velo. Ecco, io non mi rendo conto come ho potuto credere per un solo momento che tu sia andata da quel povero uomo di Savelli. Io non ti ho mai detto di essere andata da quel povero uomo di Savelli. Come? L'hai detto tu? Io ti ho dichiarato di essere andata da un uomo. Ci sono tanti uomini in questo albergo. No, ma che c'entra questo discorso? Se proprio Savelli ha raccontato... Savelli ha raccontato la sua avventura. Ma ci sono degli uomini discreti che non parlano. Tu, per esempio, vero? Io? Sì, va bene, io. Tu hai ricevuto la visita della dama bianca e siccome sei un gentiluomo non ne hai parlato con nessuno. E così tanti altri, chi lo sa? Forse uno di quei tre signori che sono partiti stamattina. Quei tre signori che sono partiti? Ma insomma, Marina, che vuoi dire? Niente, non ricominciamo. Rimaniamo alla tua constatazione. Ma che constatazione? Tu questa notte sei venuta da me, non vorrai negarlo. E chi lo sa? Ma come chi lo sa? Via, non c'è dubbio. Eri tu, sono sicuro. Se sei sicuro. Sono sicuro, ma voglio che tu me lo dica. Perché vuoi saperlo? È così carino il mistero. Ma che mistero, che mistero? Finiamolo. Io esigo, capisci? Esigo che tu me lo dica. Esigo? Ma tu sei matto, caro mio. Perché? Perché? Adesso dovrei spiegarti, mettere le cose a posto, toglierti questo po' di dubbio e ritornare il giardinetto, no, caro? Il giardinetto è scomparso. Ora c'è la foresta, con i suoi misteri, le liane e magari anche i serpenti. Stai Marina, attento. Mi prendi in giro? Sì. Ah sì? E me lo dici anche? Sicuro che te lo dico. Ma adesso basta e non ci pensare più. Vai a nanna, che tardi, caro, vai a nanna. Ma che nanna? Avvocato, cosa volete? Ho saputo chi era la dama bianca. Andate al diavolo anche voi. Non capisco, gli interessava tanto. Professore, ho saputo chi era la dama bianca. Voi non sarete più la signorina Ginevra Scheggi Varazzani, ma la signora Savelli. Non abbiate paura. Non aver paura. Ah, voi? Che c'è? Che volete? Ho saputo chi è la dama bianca. Se siete un gentiluomo non dovete dirlo a nessuno, eh? Ah, niente affatto, mo dica tutti quanti, mo sveglio tutti quanti. Vai a voi se parlate, ve lo proibisco. Ma pensate che c'è di mezzo l'onore di una fanciulla. Ma che fanciulla è fanciulla? Quella tiene più di 40 anni. 40 anni? Sì. Ma allora chi è? E chi è? L'albergatore. L'albergatore? Ma com'era lui che andava in giro per le camere? Oh, è lui che ha inventato la storiella. La dama bianca non esiste. Non esiste? Ma è tutta quella gente che diceva di averla vista. Millantatori, sbruffoni. A proposito, donnatela, ma pare che pure voi dicevate... Ah, sbruffone? Commendatore, sbruffone, sì. Anch'io. Sì. Sbruffone è bello. Insomma, Marina, dimmi la verità, qualunque essa sia, dimmi la verità. Ma come? Poco fa hai gridato che eri stanco di me. Che non ero la donna adatta a te, che avevi bisogno di qualche cosa di più ardente. Hai avuto torto. Perché io posso essere la dama bianca e posso essere quella di sempre. Se ti fossi abituata a considerarmi differentemente da una mogliettina insignificante, avresti commesso meno sciocchezze.
Hai bisogno del nuovo, del misterioso. E questo puoi trovarlo anche in me, come in tutte le donne. Marina... Non trascurarmi troppo perché è un gioco pericoloso. Marina... Buonanotte. Ma... Un momento. Un po' di mistero ci vuole. E abbracciami. Oh. Coraggio, abbracciami. Sono tua moglie. Al diavolo tutti, vedi?